Xerox, perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice. In gioielleria, un colpo che si è svolto in poco più di 3 minuti, il bottino è di oltre 200.000 euro. Riparte il mercato settimanale, buono il bilancio della ripresa delle attività per i commercianti. Arriva il gas nelle frazioni, si parte da Palombaio con 15 km di nuove tubazioni, nella seconda fase verrà interessata anche Mariotto. Nuova sede per la Dance Team Bari, la scuola di ballo di Gaetano De Palo, pronta a ripartire dopo il lockdown. Buonasera e bentornati all'appuntamento settimanale con il notiziario di Radio Doppio Zero. Lo abbiamo sentito dai titoli. Il riepilogo delle notizie settimanali si apre con un furto notturno avvenuto in una gioielleria del centro a Bitonto. I malviventi in meno di 3 minuti e mezzo hanno portato via un bottino pari a 200.000 euro. Ci hanno messo appena 3 minuti e mezzo i malviventi che mercoledì notte, poco dopo le 3, hanno sfondato la porta d'ingresso di una gioielleria nel centro di Bitonto. Sono arrivati a bordo di una Golf scura. In 4 sono scesi dall'auto incappucciati, col volto travisato e muniti di guanti. Hanno prima sollevato la saracinesca e poi, con un grande tubo in ferro, usando la tecnica dell'ariete, hanno sfondato la vetrina. In pochissimi minuti hanno portato via soltanto gioielli di alto valore, diamanti e altri monili con pietre preziose. Poi sono scappati, portando via tutto, grazie ad un quinto complice rimasto alla guida dell'auto. Appena scattato l'allarme è giunta sul posto la vigilanza e poi anche gli agenti della volante del commissariato di Bitonto e la pattuglia del nucleo radiomobile di Molfetta. La polizia scientifica del presidio di pubblica sicurezza cittadino è stata sul posto per i rilievi del caso e per acquisire i filmati di videosorveglianza. Ed è lì che si partirà per le indagini su cui procederà il commissariato, diretto dal dottor Vittorio Di Lalla, per risalire ai colpevoli. Il bottino ammonta a circa 200.000 euro, i danni incalcolabili, specie per chi riparte dopo un lungo periodo di lockdown. E torniamo agli aggiornamenti sanitari del coronavirus, perché calano i contagi sia nella nostra regione che nella nostra città. E intanto proprio Bitonto è stata scelta dalla Croce Rossa Italiana per effettuare dei test sierologici gratuiti. Cala il numero dei contagi da coronavirus in tutta la Puglia. Se nel Barese i nuovi positivi giornalieri rasentano lo zero, in città resta un solo caso, asintomatico. Bitonto dunque inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel e potrà contare anche sull'aiuto della Croce Rossa Italiana. Dal 25 maggio infatti è stata avviata un'indagine di sieroprevalenza dell'infezione per poter stabilire quanti individui hanno sviluppato anticorpi al Covid-19. Il programma, utile a comprendere anche la situazione epidemiologica delle regioni, sarà rivolto a 150.000 italiani, residenti in 2.000 comuni, distribuiti per genere, età e attività. La nostra città risulta appunto tra le elette. La Croce Rossa contatterà telefonicamente i selezionati per offrire un test gratuito. Incassato il consenso del cittadino, l'organizzazione di volontariato fisserà un appuntamento per il prelievo di sangue, in ospedale o a domicilio, qualora il soggetto prescelto versi in una situazione di fragilità. Lo stesso sarà sottoposto anche a un questionario redatto dall'Istat e dal Comitato Tecnico Scientifico. La Regione darà poi comunicazione dei risultati dei test ai partecipanti, in modo che, qualora la diagnosi sia positiva, possano essere sottoposti a un temporaneo isolamento domiciliare e opportunamente curati dalle strutture sanitarie. Per garantire la privacy, ai soggetti contattati sarà assegnato un numero di identificazione anonimo. La Puglia, inoltre, parteciperà anche alla sperimentazione di Immuni. Insieme a Liguria e Abruzzo, la nostra regione sarà tra le prime a testare l'app.
E lo scorso martedì si è ripartiti con il mercato settimanale. Buono il bilancio della prima giornata di apertura e Carmen Toscano ha incontrato i commercianti. E dopo 3 mesi di stop forzato per via della pandemia del coronavirus, riparte il mercato settimanale anche a Bitonto. Il mercato settimanale di Bitonto è una storia che ricopre parte dell'economia locale, sia dalla parte dei commercianti, quindi dagli ambulanti, sia dalla parte dei cittadini. Quindi il fatto di aver dovuto dare una risposta immediata con l'apertura del mercato settimanale è quello proprio di dare impulso a una parte dell'economia locale e bitontina. È come ripartire, sai, quando un bambino incomincia a camminare poco a poco. È così, perché sono 3 mesi che siamo stati proprio fermi completamente, quindi l'emozione è bella grande, diciamo. Dopo 3 mesi di questo lockdown ci hanno dato una botta di respiro bellissima. L'emozione di tornare al lavoro. Questo è sicuro, sperando che gli incassi ricrescano, perché qua siamo finiti in un baratro. Ormai senza lavoro 3 mesi sono duri e bisogna cercare di riportare tutta la vita normale. Il bilancio della prima giornata di riapertura del mercato settimanale a Bitonto è sostanzialmente positivo, nonostante l'eccessiva ventilazione abbia costretto alcuni venditori ambulanti a chiudere prima. Ricominciare ovviamente comporta sempre le sue difficoltà, come un piccolo disorientamento da parte dei cittadini per i percorsi obbligatori da seguire, il raggiungere il varco principale d'entrata nell'intersezione tra via Berlinguer e via Ugo La Malfa, o il trovare il proprio venditore ambulante di fiducia perché le postazioni sono cambiate, motivo per cui alcuni hanno deciso addirittura di non aprire il loro banco. Tuttavia c'è stata molta collaborazione tra i commercianti, le forze dell'ordine e i volontari della protezione civile. L'affluenza da parte dei cittadini al mercato è stata buona, per cui a piccoli passi l'economia locale si riprenderà. Sempre martedì, in maniera non convenzionale, si è svolta anche la festa patronale. Maria come custode del creato, della pace, di Bitonto e dei suoi figli. Nel 1734, quando imperversava la guerra e la nostra città rischiava di essere distrutta, come oggi. In questo 2020, funestato dalla pandemia da coronavirus, Bitonto ha ancora innalzato la sua preghiera alla Vergine Immacolata. Il programma a prova di misure anti-Covid, modellato dal Comitato Feste Patronali, si è concluso con la messa solenne in cattedrale, celebrata da Monsignor Francesco Cacucci. Insieme a lui i parroci della città e i rappresentanti delle nostre confraternite, tutti ben distanziati, come i fedeli seduti tra i banchi della chiesa o nell'episcopio, dove è stato possibile seguire la messa grazie a un televisore collegato. Una cerimonia dunque più intima rispetto agli anni passati, ma comunque importante per onorare e invocare ancora la nostra patrona. Oggi abbiamo bisogno di recuperare la festa, collegandola a Maria, custode della pace, ricordato nell'omelia all'arcivescovo di Bari Bitonto. Pace non solo come assenza di guerre, ma anche come presenza di ogni bene. Per il vicario episcopale Don Gianni Giusto, in questo periodo d'emergenza, è anche necessario ringraziare la Vergine e il Signore per averci custodito. Da lui il plauso al Comitato per l'impegno profuso nel celebrare la patrona anche in un momento così difficile. Apprezzato anche il supporto offerto dall'amministrazione, guidata da Michele Abaticchio, che ha simbolicamente consegnato le chiavi della città a Maria Santissima Immacolata. Al termine della celebrazione, lode laica alla Madonna, affidata a Raffaello Fusaro con il suo recital sempre pronta a darci una mano, a contagiarci della sua speranza, preghiera a Maria. Il presidente del comitato, Nicola Pice, e il sindaco hanno poi premiato i vincitori del concorso letterario riservato agli alunni delle scuole elementari e medie inferiori. Primi classificati, rispettivamente per la quinta della scuola primaria e per la prima e la seconda media, sono stati Vincenzo Brattoli, Daniele De Ruvo e Simone Posa. Le novità in città durante lo sblocco post-lockdown sono state tante. Tra queste, nella prima metà di maggio è stata sperimentata per le vie del centro la pedonalizzazione ad orari alternati. Questa è stata sospesa al momento, ma servirà in vista del senso unico in via Traetta. Vediamo il servizio.
Nella prima metà di maggio alcune delle principali strade del centro cittadino sono state interessate per 2 settimane dalla sperimentazione di una pedonalizzazione orari alternati. Restrizioni del traffico hanno interessato via Miralio Vacca, via Giacomo Matteotti e via Repubblica, causando anche qualche disagio a causa dei contestuali lavori per l'installazione dei cavi per la fibra e del graduale allentamento delle limitazioni alla mobilità, iniziato proprio il 4 maggio. Una sperimentazione che servirà per farne partire a breve un'altra, quella per il senso unico in via Tretta, di cui si parla da tanto. Lo ha annunciato il sindaco Michele Abbaticchio, lo stesso che, nell'annunciare a fine aprile l'avvio della pedonalizzazione, aveva spiegato le ragioni dell'iniziativa come un nuovo modo di vivere la città, senza ricorrere in modo ossessivo all'autoveicolo per spostarsi in centro. I commercianti ci avevano chiesto di sospenderla per la ripresa dei lavori, perché effettivamente dopo tanto tempo di pausa non se la sentivano di stare nel periodo della, diciamo, sperimentazione. Ma al di là di questo non abbiamo sospesa. La sperimentazione è durata fino alla data di scadenza dell'ordinanza. Non l'abbiamo rinnovata perché si sta per introdurre il senso unico in via Traetta e quindi volevamo vedere gli effetti anche del senso unico in via Traetta. Abbiamo preso spunti da questa sperimentazione che ci serviranno per ripristinare alle stesse modalità con delle giornate particolari che andremo a organizzare. Uno sguardo ora anche alle frazioni, dove dopo decenni d'attesa Palombaio sarà raggiunta dal gas metano con 15 km di nuove tubazioni. Nella seconda fase i lavori interesseranno anche Mariotto. La notizia è di quelle che fa saltare di gioia una piccola comunità da decenni in attesa. L'Italgas infatti ha annunciato l'estensione sino alle frazioni della rete del gas metano con un investimento a suo totale carico. A ufficializzarlo è stata proprio la stessa società milanese in una nota, con la quale comunica la disponibilità a realizzare l'estensione della rete mediante la posta di oltre 15 km di nuove tubazioni per alimentare a gas metano la località di Palombaio. La scelta di realizzare un'opera pubblica e strategica di così notevole importanza per lo sviluppo della comunità bitontina è la degna conclusione di un lungo percorso fatto in un'indagine di mercato attivata già nel 2012, una collaborazione con l'assessorato alla pianificazione strategica e urbanistica e diversi incontri col sindaco Michele Abbaticchio, che, ringraziando il nuovo management di Italgas, spiega anche qualcosa in più, e cioè che la società, una volta completato l'iter autorizzativo con le necessarie delibere comunali e valutata la risposta di Palombaio, si è detta subito disponibile a valutare anche l'opportunità di proseguire nel suo impegno, realizzando la porzione di rete anche a Mariotto, in un secondo lotto di lavori. Nessuno quindi sarà tagliato fuori da questo investimento di notevole importanza. La speranza adesso è soltanto una: la celerità dell'intero iter procedurale e dei lavori. E ora uno spazio di approfondimento. Quali danni psicologici abbiamo subito durante il lockdown? Come ci stiamo riprendendo in questa fase? Lo abbiamo chiesto al presidente dell'Ordine degli Psicologi regionale, Vincenzo Gesualdo. Il lockdown ha comportato una constatazione dei propri limiti e ha fatto sì che la normalità divenisse il più grande dei desideri, senza tralasciare le varie teorie complottiste sull'esistenza del Covid-19. Diventa importante rivalorizzare i propri canoni di comportamento, ristabilendo il nostro equilibrio psicofisico, che è andato perso in un periodo buio per la società contemporanea. Noi fino a prima della pandemia eravamo abituati ad avere un'idea un po' onnipotente della realtà. Potevamo tutto, potevamo il contrario di tutto. Poi è successo qualche cosa che ci ha messo in discussione nella nostra capacità non solo di autodeterminazione, ma di previsione della realtà. Il dottor Gesualdo, poi, ha invitato le istituzioni pubbliche a potenziare i servizi di psicologia sul territorio, scrivendo una lettera a 3 delle autorità fondamentali della Regione Puglia, rispettivamente Michele Emiliano, presidente della regione, Antonio Nunziante, vicepresidente, e Pino Romano, presidente commissione salute. L'ultimo appello, poi, quello di costruire il futuro partendo da 3 basi: lo sviluppo,
l'istruzione e ovviamente la salute. Io ritengo che le basi su cui dobbiamo e possiamo costruire il nostro futuro sono tre. Sono, a parte lo sviluppo, chiaramente, poi c'è l'istruzione e la salute. Noi dobbiamo, secondo me, investire in questi tre aspetti, e non ultimo anche la sostenibilità ambientale, perché su queste basi si può costruire un futuro migliore di un passato, diciamo, non proprio esaltante. Lo sport questa settimana parla di danza, perché la scuola di ballo Bitontina Dance Team Bari di Gaetano De Palo ha inaugurato qui la nuova sede. Il periodo dell'emergenza sanitaria ha cambiato la vita di tante persone. C'è chi ha dovuto combattere contro la malattia, chi purtroppo non ce l'ha fatta, chi ha dovuto salvare il proprio lavoro e chi ha cercato di inventarsene uno, chi ha dovuto rimodulare totalmente la propria vita scoprendosi fragile e chi l'ha fortificata ancora di più. Ma c'è anche chi ha deciso di ricominciare da zero, richiudendo la propria attività e riaprendola in un altro luogo, rispettando al massimo le esigenze della propria clientela e della sicurezza soprattutto. Stiamo parlando di Gaetano De Palo e della sua scuola di ballo Dance Team Bari, che ha aperto i battenti qualche giorno fa in via Saracino 11. Una sede completamente rinnovata e all'avanguardia negli standard previsti per legge, a disposizione dei suoi clienti, che l'hanno scoperta durante la diretta streaming di Radio Doppio Zero. Tre sale rinnovate dove ci sarà la possibilità di imparare qualsiasi tipologia di ballo, liscio, balli latinoamericani, caraibici, freestyle e molto altro. Contento e soddisfatto Gaetano De Palo nell'aver affrontato questa nuova sfida, supportata non soltanto dai suoi amici, ma anche dalla sua preziosa famiglia. Ad officiare la benedizione religiosa della nuova sede, Don Nicola Tatulli. Per ogni altra informazione basterà visitare la pagina Facebook dell'ASD Dance Team Bari. Questa era la nostra ultima notizia, noi vi auguriamo una buona serata, una buona domenica, vi invitiamo a rimanere con noi perché dopo il TG c'è la rubrica di Anna Veriello. Buona serata! Buonasera da Cesanet, oggi prepareremo delle ottime pucce. Ci occorreranno 300 g di farina italiana di Agugiaro e Fignia, 200 g di semola rimacinata, 300 ml di acqua tiepida in cui avremo sciolto 10 g di lievito, 100 ml di acqua in cui avremo sciolto 10 g di sale. Ci occorreranno anche un cucchiaino di zucchero e 3 cucchiai di olio. In una ciotola mettiamo farina, semola, zucchero, olio e piano piano versiamo a filo l'acqua con il lievito. Con una forchetta iniziamo ad amalgamare tutti gli ingredienti. Appena il composto assorbe tutta l'acqua, versiamo l'acqua con il sale e continuiamo. Appena il composto assorbe l'acqua, continuiamo ad amalgamare. Trasferiamo il composto su un piano da lavoro infarinato. Piano piano iniziamo con la farina ad aiutarci ad impastare. Poi passiamo alle mani. Impastiamo delicatamente e nel caso avessimo bisogno di altra farina la possiamo aggiungere, non prima però di aver preso per bene tutta quella che è sul piano di lavoro. Quindi continuiamo lavorando con pazienza e cambiando più volte il verso, otterremo una bella palla morbida al tatto. Continuiamo a lavorare la nostra palla per almeno 10 minuti.
Appena la palla ha assorbito tutta la farina presente sul nostro piano di lavoro, non ci resta che prenderla. Guardate quanto è morbida. È morbidissima. Non ci resta che prendere la nostra palla e trasferirla in una ciotola. Resterà il tempo che raddoppia il suo volume. Non esiste un tempo standard perché tutto dipende dalla temperatura dell'ambiente. Quindi o copriamo con della pellicola oppure con un contenitore più grande, copriamo e lasciamo riposare appunto finché avrà raddoppiato il volume. Scopriamo quando raddoppia di volume, prendiamo l'impasto e lo mettiamo sul nostro piano infarinato. Lo rilavoriamo. E formiamo una specie di filoncino abbastanza cicciottello. Quindi cosa facciamo? Ci tagliamo dei pezzettini e li ripastiamo e li mettiamo a lievitare. Li disponiamo uno vicino all'altro, facciamo così, in questo modo. Copriamo e lasciamo lievitare ancora per un'ora. Trascorsa l'ora di lievitazione, prendiamo il nostro bel impasto, appoggiamo su una leccarda da forno foderata di carta forno e delicatamente allarghiamo la nostra pallina. Andiamo, sistemiamo almeno 4. Mandiamo in forno a 230 gradi per 15 minuti. Sforniamo le nostre bucce che sono belle colorite e facciamo a piacimento. Chez Annette! Perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice.